e ci mettiamo in piedi sul davanti del materassino perché vorrei farvi fare un pochino di stretching anche nel riscaldamento. Quindi abbiamo tutto il materassino lungo dietro di noi, posizioniamo i piedi a terra paralleli tra loro e alla distanza di un pugno e sentiamoli che radicano, sprofondano nel materassino. Al contrario, il resto del corpo invece si allunga, protende verso il soffitto, raggiungendo la massima statura possibile e portando il bacino in posizione neutra, le ginocchia appena impercettibilmente flesse e la schiena bene eretta e sostenuta. Le spalle e la schiena aprono, allargano verso i lati come se fosse un pavone che apre la ruota. E qui ci concediamo qualche istante per respirare, calmare la mente ed entrare con concentrazione ognuno nel proprio corpo. Se vuoi, puoi chiudere gli occhi mentre inspiri e poi espiri. Inspira, cercando di supportare bene il core, la colonna vertebrale e lasciando andare tutte le tensioni che abbiamo. Qui nella schiena, qui nelle anche, qui nelle spalle, qui nel collo. Inspira ed espira in maniera fluida, regolare, traendo energia da ogni respiro nuovo. Ancora due prima di entrare in roll down. Inspira. Espira. L'ultima volta, inspira. Espira. E siamo pronti per roll down. Inspira. Ed espirando, fletti, arrotonda e arrotola la colonna, vertebra dopo vertebra, cercando di minimizzare il movimento del bacino verso dietro, tenendo bene gli ischi sopra i talloni, inspira ed espirando risali sempre con gli ischi sopra i talloni. Tiri a mille, prendi aria nuova e fuori l'aria roll down. Le scapole anche sono attivamente tenute lontane dalle orecchie. Inspira. E fuori l'aria, srotola, riallinea e ancora uno, in, S. E questa volta ci fermiamo giù, piega le ginocchia e appoggia le mani bene a terra. Ora, la gamba che sta per voi verso la telecamera, verso il computer, la allunghiamo indietro di un bel passo ampio e lungo per trovarci in una bella posizione di affondo. Lasciamo scendere il bacino, ma sentiamo che la gamba davanti è forte, ci supporta e ci solleviamo su con il petto. Ok, ho il bacino che guarda bene in avanti, non è ruotato e sono ben supportata nella colonna, impedendo di crollarci sopra. Respiro quattro volte, cercando di massimizzare la mia retroversione per stretchare bene il flessore dell'anca. In, S. Traziona il pube verso l'ombelico. In, ed S. Ancora due volte. In, S, ultimo, rimetti le mani accanto al piede e distendi la gamba che hai davanti. Eventualmente puoi accomodare la distanza del piede dietro, piede davanti a martello, schiena che appiattisce e qua il bacino vuole cercare l'antiversione. Assicurati di averlo bene in posizione parallelo senza essere ruotato verso l'esterno. Resisti, allunga la colonna,
Senti i muscoli dorsali, erettori della schiena, lavorare per appiattire più possibile la schiena e soprattutto per portare l'ischio lontano dal tallone. Rimani ancora due respiri. Poi piega il ginocchio della gamba davanti, affonda e ruota verso la telecamera. Ok, bravi. Lasciamo scendere il bacino e rimaniamo qualche istante ancora in una posizione di stretching con il gomito che preme contro il ginocchio per spingerlo in fuori. Qualcuno avrà la possibilità di avere il tallone a terra, qualcun altro terrà il tallone sollevato, questo è meno importante. Lasciate scendere il bacino, cercate lo stretching nell'interno coscia. Anche qua schiena bella piatta, respira. Bravissimi. Poi da qui, come fosse l'uomo ragno, camminate dall'altra gamba. Olè, il passaggio uomo ragno mi piace sempre. Rimango giù, spingo il gomito contro il ginocchio, apro bene il ginocchio, resisto. Vedo molti avere bisogno dello stretching, ragazzi. Come prima, ruotiamo, siamo sull'altra gamba in una posizione di affondo. Trovo bene l'equilibrio, salgo sul piede davanti, ingaggio bene i muscoli sotto la coscia, mi sollevo con il petto e la schiena. E anche qui mi supporto bene nel centro, cerco la retroversione del bacino, resisto per 4 respiri. Schiena bella lunga e supportata. Tieni forte l'equilibrio. Ultimo respiro. E poi appoggia le mani ai lati del piede. Distendi la gamba avanti. Se hai bisogno puoi accomodare la posizione del piede dietro. Piede a martello, schiena bella piatta, lunga. Mi ranghischi verso l'alto e rimani in stretching. Inspira e espira. Collo e testa bene in linea. In. S. Ultimo. Ed S. Appoggia il piede davanti e ruota verso la telecamera. Piedi divaricati che guardano in fuori. Piega entrambe le ginocchia e appoggia le mani sulle ginocchia. Vieni su in una sorta di sumo stretch. Spingi in fuori le ginocchia. Schiena bella dritta. Ok. Infiliamo la spalla destra e andiamo a portare la colonna in rotazione. Facendo leva sul ginocchio in appoggio. Fuori largo. Passa dal centro inspirando e vai dall'altra direzione. Fuori largo. Cerchiamo in questo modo di muovere e lubrificare le vertebre. E ancora una volta di dare un po' di stretch e di mobilità alle anche. Fuori l'aria ruota. Fuori l'aria ruota. In ruota. Ultimo. Ritorna al centro, appoggia le mani a terra, stendi le ginocchia, piedi che guardano in avanti e roll up, infilando bene il coccige tra i talloni e ritorniamo su, gambe divaricate. Bravissimi, portiamo in alto il braccio destro e pieghiamo la gamba sinistra. Cercando una flessione laterale, uno stretching. Posso appoggiare anche il gomito sul ginocchio, rimango e mi allungo. E poi ritorno e cambio lato. Porto sul braccio sinistro, piego il ginocchio destro, mi fletto. E qui piede e mano sinistre, del lato sinistro, che tirano uno lontano più che si può dall'altro. Risali di nuovo. Allungo, streccio. Sempre al centro sono ben supportata,
l'ultima volta cambio. Allungo, streccio e stop. Chiudo i piedi. Mi riporto in una posizione di parallel position. Attivo le braccia tese lungo i fianchi e soffiando andiamo sulle punte dei piedi portando le braccia tese in avanti, assicurandoci che le scapole rimangano lontane dalle orecchie. Inspirando, trascina a terra i piedi e riallinea le braccia e i fianchi. Fuori l'aria, sali, braccia avanti. Inspirando, scendi, braccia e fianchi. Fuori l'aria, sali. Inspira, scendi. Occhio all'equilibrio. Teniamo bene attive le caviglie, bene in linea, e in, tre ancora, S, e in, due, in, ultimo, ci fermiamo su, gestisco l'equilibrio, tengo le gambe attive, il bacino neutro, inspirando apri le braccia in fuori, ed espirando le riporti avanti, parallele tra loro, inspirando apri, espirando, chiudi. Attenzione alle scapole dietro la schiena che vorremmo stabili. Apri, chiudi. Apri, chiudi. Due ultimi. Ultimo. E bravi, scendo giù, appoggio i talloni a terra. Un roll down. E una volta giù, piego le ginocchia, scendo verso terra e mi siedo sul materassino. E abbiamo le gambe piegate in parallel position, un pugno separa le ginocchia, un pugno separa i talloni. Schiena bene eretta, porta le braccia tese in avanti, continuiamo un po' di mobilizzazione della schiena partendo dall'estensione. Solleva le braccia al soffitto e inspirando disegna un cerchio con le braccia portandoti con la schiena in estensione. Ritrova la linea orizzontale delle braccia e fuori l'aria roll down. Parti dal bacino, rotola verso terra, ti allunghi al suolo, risali inspirando nella posizione di chest lift e fuori l'aria per il roll up. Riallineo e ricomincio sulle braccia, inspirando. Cerco l'arco, ruoto le spalle e poi fuori l'aria roll down. Mi allungo e poi roll up. Inspira ed espira roll up. Ti allunghi, inspirando estendi, disegni un cerchio ed espirando roll down. Bravissimi. Pensate a questo momento proprio come un massaggio, una mobilizzazione profonda della colonna. Due volte ancora, inspiro, cerco l'estensione, ritorno parallelo ed espirando roll down. E risalgo, in, S, e riallineo, ultima volta, in, riallineo, S, roll down. Mi fermo stavolta giù portando le mani ai fianchi, avvicinando i talloni agli ischi. Posiziono il bacino bello neutro e mi preparo a fare il mio bello pelvic curl. Prendi aria e parti espirando. Appoggio l'addome, lo spingo verso la schiena, ruotando il bacino e poi salgo su. Qui devo sentire gli adduttori ingaggiati, gli estensori dell'anca ingaggiati, i glutei e l'addome. Prendi aria e soffiando srotola la colonna e riporta il bacino neutro. Riparti in, S, in ed S. Ritorna in neutra, in, S, da su inspira e ora mentre espiri e srotoli la schiena porti le braccia tese oltre la testa, palmo bene verso l'alto, inspira
riparti, mentre il bacino sale, le braccia tornano a terra. In, apri bene le spalle, es, rotto. In, ed es, risali. Clavicole ben dilatate, ancora due, in, es, in, e sali, es, ultimo, in, es, scendi giù, lascia le braccia oltre la testa, e porta le dita, pollice e indici a contatto in una posizione a diamante dei gomiti e delle mani. Bene i gomiti aderenti al suolo e qui andiamo a fare la nostra spine twist supine. Solleva una gamba in tabletop, sollevi l'altra gamba in tabletop, stringile fortemente insieme e iniziamo verso di me, inspira, lasciando bene a terra la scapola opposta e fuori l'aria al centro. Verso di te, inspira e fuori l'aria al centro. In e es. Cerca bene l'allungo sulla colonna e l'ingaggio degli obliqui. In, es, in, es. Ultimi due ragazzi, in. Es e l'ultimo. E es. Rimani con le gambe in tabletop, intrecci le mani, le porti dietro la nuca. Gomiti nel campo visivo, schiena lunga, espirandoci portiamo su in un bel chest lift alto. E da qui andiamo in leg changes. Poi l'aria abbassi un piede e poi scambi il volo. Mantenendo le ginocchia flesse a 90 gradi, facendo partire il movimento dall'anca e via, scambia. E scambia, scambia, scambia. Ultimi 3, 2, 1. Fermati ancora con le gambe in tabletop. Separa le ginocchia tenendo i piedi uniti ed entriamo in double leg lift. Soffiando, spingi i piedi verso terra, mantenendo aderente la lombare al suolo e poi ritorni. Massima enfasi sulla tenuta dell'addome e due. Soffia. E tre. Soffia. Bene la flessione del torace, scapole sollevate da terra. Soffia. E torna. Due ultimi. E torna. Ultimo. E torna, unisci le ginocchia, prenditi con le mani dietro le cosce e sali un po' di più da terra. Streccia la parte posteriore, bravissimi. Appoggiamo un piede a terra, l'altro piede. Siamo ancora su in un'ottima flessione del torace. Teniamola e mettiamo le mani dietro la nuca e scendiamo a terra e ci prepariamo per chest lift. Inspira. Fuori l'aria, sali. Tieni la testa pesante nelle mani e fuori l'aria, scendi. In. S. Stringi la pancia. In, rimani. S. Scendi. Ancora in. S. Sali. E da qui allunga le mani alle cosce. Inspirando ti aiuti con le braccia a salire più che puoi, rimetti le mani dietro la nuca e scendi giù, ti allunghi, lo facciamo ancora 3 volte, fuori l'aria sali, allunga le mani, usa i bicipiti insieme all'addome per incrementare la flessione, rimetti le mani e poi scendi giù, due ancora, fuori l'aria, allunga. Inspirando incrementi, tieni la nuova altezza, rimetti le mani e fuori l'aria scendi giù, ultimo, fuori l'aria sali, allunga, incrementa, occhio, rimettiamo le mani dietro la nuca ma non scendiamo a terra, ruotiamo il tronco verso di me, fuori l'aria, torna, verso di te, fuori l'aria,
Torna, ginocchia ferme al centro, ruota solo il tronco e pensate di ruotare dalle coste, dal punto vita, non dai gomiti. E ruota, inspira, e ruota, inspira, ultimi due, inspira, ultimo, inspira, rimani al centro, porta le mani dietro le cosce, sali un po' di più, allunga le braccia in avanti e distendi una gamba, distendi l'altra, tienile unite, e sollevi le braccia, scendi a terra e ti prepari per roll up. Inspirando ci portiamo su in chest lift, espirando un bel roll up, attivo, sostengo la mia curva C, riprendo aria e rotolo giù. Guardo l'osso pubico che vorrei vedere salire verso l'alto e poi mi sdraio. E riparto, inspiro. Cerco il pube, fuori l'aria, rotolo su e tengo la C. Ancora tre, in, S, mi allungo, risalgo. Braccia belle tese, parallele tra loro, le scapole, le spalle belle larghe. In e roll down. Ultimo. In e roll up e una volta seduto riallinea la colonna, piedi a martello che si separano e andiamo in spine stretch. Sentiamo l'appoggio bene sugli ischi che lasciamo pesante sugli ischi e soffiandoci flettiamo in avanti, testa, collo, torace. Inspirando, incrementa la chiusura dell'anca, espirando, torna e riallinei. Di nuovo, in, S. Tenendo la C di piedi, chiudi in avanti e poi ritorni e riallinei. Due ancora, fuori l'aria. Inspira, incrementa. Inspira, torna e srotola. Ultimo. Inspira, incrementa, rimani e prenditi i piedi o le caviglie. Da una forma bella curva C della colonna, inspiri, sgusciando fuori con la testa, appiattendo la schiena più possibile. Bravi, espirando, torno in posizione round. Inspiro, cerco la posizione in flat back. Espiro, torno round. Due ancora, in. S. Ultimo, in. S. Ritorno in flat back. Tengo questa bella flat back e porto un braccio in linea alle orecchie, l'altro braccio in linea alle orecchie e ruota il tronco verso lo schermo, verso di me. Abbassa il braccio interno, ruota il fuori quello esterno e incrementi la tua rotazione. Se riesci, collo lungo e sguardo alla mano dietro. Ritorna al braccio esterno. Risale quello interno, ruota al centro, bene la flat back, ruota dall'altro lato, abbassa il braccio interno, ruota quello esterno, guarda e la mano interna contro la gamba ti aiuta a incrementare la tua rotazione, ritorna sul braccio esterno, ritorna al braccio interno, flat back. Tieni la flat back e ritorna sulla linea verticale, su, su, ti allunghi. Bravissimi, resisti qua, quattro volte con la gamba destra, cerca di sollevarla da terra, flessione dell'anca per uno, pochi millimetri, due, non variare la posizione del bacino, tre, quattro, gamba sinistra, uno, due, schiene lunghe, tre,
4, riporta le braccia in avanti e spine stretch. Fuori tutta l'aria, prendi e fuori l'aria, srotola, riallinea, porta le gambe in parallel e appoggia le braccia oltre il bacino. Punte tese per in flessione plantare, schiena in flat back, chiudo l'addome, spingo le spalle lontane dalle orecchie ed entriamo in back support, fuori l'aria per far salire bene il bacino. Quando sei qui, ingaggia i tricipiti come per spingere peso verso i piedi, solleva un po' di più il petto e inspirando lasci scendere il bacino. Di nuovo, fuori l'aria, sali. E inspirando scendi. E via tre. Inspira, scendi. Ultimi due, fuori l'aria. E inspira, scendi, occhio cosa fa la cervicale, non fate cadere la testa indietro, su, fuori l'aria, e inspirando, scendi, giù, ritorna in posizione seduta, 2 secondi, sciolgo i polsi, e mi porto nella posizione del rolling like a ball. Controllate di avere abbastanza spazio dietro di voi. Mi chiudo con una pallina, cerco retroversione attiva del bacino, sguardo alla pancia, solleva i talloni e portati in equilibrio sul sacco. Scapole lontane dalle orecchie, sguardo sempre sulla pancia, inspirando rotoli indietro, espirando ritorni in equilibrio. Inspira e ritorna est. Mantenete la forma di una pallina, rotonda più che si può. Gli addominali sono corti. Gli estensori supportano la curva per non crollare su voi stessi. In. S. Ultimi due. In. S. Ultimo. Ed S. Rimani in equilibrio. Trasferisci le mani sopra le ginocchia e lentamente con controllo scendi indietro, ruotando dal bacino, portando in appoggio il tratto lombare e ci fermiamo in posizione di chest lift. Stringi le gambe insieme, braccia lungo i fianchi e entriamo subito in ardere. Decidi se vuoi stendere le gambe al soffitto, se le puoi allungare in diagonale e si parte. Prendi aria. E soffiando 5 colpi ritmati verso terra, poi in 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 2, in, S, in, S, in, S, pancia in dentro, schiene lunghe, tronco stabile, gli addominali lavorano in isometria, e via S, 2, 3, 4, 5, in. S, in, S, ultimi due, ultimo, rimani, torna in tabletop, porta le braccia su, scendi a terra, appoggia un piede e poi là, braccia in fuori, concediamoci 2 secondi di riposo ruotando le ginocchia da un lato. La testa guarda dal lato opposto. Torna al centro, ruota dall'altro lato. E ritorna al centro. Riporta le gambe in parallel, le braccia lungo i fianchi. Entriamo in shoulder bridge prep. Palle larghe, braccia attive. Espirando ci portiamo su attraverso pelvic curl. Ok, premo bene a terra tutta la pianta dei due piedi, ingaggio bene gli adduttori, sostengo il bacino e porto la gamba destra in posizione tabletop. Evitate di perdere l'orizzontalità del bacino e inspirando spingiamo il piede a terra e fuori l'aria torniamo su. Inspira, estendi l'anca, espira, fletti l'anca.
In, S, un occhio di attenzione sulla gamba in appoggio che rimanga in linea, parallela, in, S, tre ancora, due, l'ultimo, rimani su, stendi la gamba al soffitto, sali un po' più su, spingi sul bacino e pelvic curl sul single leg. Riporta il bacino neutro e riparti fuori l'aria, pelvic curl di nuovo single leg. E una volta su, piega il ginocchio destro, appoggia a terra, stacca il sinistro. Stabile ed elevato il bacino, sempre in direzione di retroversione. Parto shoulder bridge prep, inspiro, piede a terra, espiro, flat. In, S. In, non perdere la tenuta addominale, non perdere la stabilità pelvico-lombare. In, in, due ancora. Ultimo, rimani su, stendi la gamba, sali un po' di più, le braccia ti possono aiutare ed espirando, pelvic curl single leg. Inspira. Fuori l'aria risali, piega il ginocchio, appoggia il piede a terra, regola il bacino, crea un nuovo reset, prendi aria e soffiando rotoli giù mentre porti le braccia oltre la testa. Ah. Fai scivolare le braccia in fuori in una bella posizione a T. Solleva la gamba destra in tabletop e distendi entrambe le gambe, la sinistra a terra, la destra al soffitto ed entriamo in leg circle. Piede destro a martello, in parallel position, stabile il bacino e ruota dall'interno. In, S, in, S, in, S. Ultimo set, cambio giro dall'esterno, in, S, in, ricordatevi la stabilità del bacino, potete tenere una tazza piena di brodo, bollente in equilibrio, in, S, ultimo set, rimani su, tira la punta, piega entrambe le ginocchia, sette volte leg changes, fuori l'aria, uno, due, tre, sempre stabile al centro, cinque, sei, sette, mi fermo, stavo andando avanti, scusate, ho il piede destro a terra, sinistro sospeso, distendo, piede sinistro a martello, leg circle dall'interno via in, S, in, S, in, S, ultimo set, reverse dall'esterno, in, S, in, S, in, S, ultimo set, S, mi fermo su, tiro la punta, piego solo il ginocchio sinistro, appoggio il piede e distendo a terra. Riporto le braccia oltre la testa, palmi che si guardano, scapole ingaggiate. Inspiro, mi sollevo il chest lift e uso il roll up per tornare su seduta. E riallineo bene il tutto. Grande ragazzi, bel lavoro, ci mettiamo sul fianco. E partiamo da un side lift modificato per passare poi a side kick. Sono sul fianco, bene in linea, esattamente nel centro del materassino. Creo supporto e allineo la colonna. E senza perdere l'allineamento e la posizione di colonna e bacino, porto entrambe le gambe in una lieve flessione in avanti verso l'angolo anteriore del tuo materassino.
Senza cambiare ancora la posizione della colonna, la gamba superiore estende e cerca l'angolo posteriore del materassino. Quindi siamo in una piccola forbice con tutti e due i piedi a terra, anche quello dietro, che mi permette di sentire sia l'estensione dell'anca, sia mi aiuta a sorreggere il fianco. Braccio libero lungo il fianco. Tengo la posizione attiva delle gambe e mi muovo per side lift, sollevandole entrambe da terra. In, ritorno. S, contraendo bene l'obliquo, crea movimento dal bacino e ritorno. 3, e giù. 4, e giù. 5, e giù. 6, mi fermo su, cambio le gambe, fuori l'aria, ritorno, inspiro, scambio, e 2, scambio, 3, occhio all'equilibrio, tengo attivo il cuore, 4, 5, ultimo, 6, ritorno in linea, abbasso le gambe, e mi porto in appoggio o sul avambraccio col gomito sotto la spalla, oppure per la versione originale in appoggio sul gomito, che viene a trovarsi un po' avanti rispetto alla linea della spalla. Due mani con le dita lunghe verso le tibie. Nel caso dell'appoggio sull'avambraccio, la mano libera è dietro la nuca. In entrambe le situazioni sorreggo bene utilizzando l'obliquo, colonna in linea, spalla protetta, preparo la gamba superiore e tirate lontano con il piede. Portatevi dietro un po' il bacino per sorreggere meglio il fianco che vi vedo e si parte. Piede a martello, due chicche avanti. Piede a punta, due allunghi dietro. In, in. Stabile il tronco, attiva la spalla, attiva un trasverso, ultimo e stop. Unisci e aiutati a salire, raccogli le gambe e vai in una veloce posizione mermaid di stretching. Bravi! Sull'altro fianco partiamo da side kick modificato. Bene allineati al centro. E dopodiché, mantenendo una bella linea tra bacino e schiena, porta le due gambe verso l'angolo anteriore del materassino. E sempre senza modificare, porta la gamba superiore verso l'angolo posteriore del materassino. Mi serve questo per sentire bene l'allungo, quasi a prendere la rincorsa per il movimento, e soffiando parto per side lift. Inspiro, scendo. Fuori l'aria. E due. E contraggo l'obliquo, senti bene il movimento partire dal bacino. 3. Occhio all'equilibrio, 4, 5 e al 6 ci fermiamo su e scambia le gambe, piccola sforbiciata e ritorna e scambia e 2 e 3, 4, 5, l'ultimo, 6, unisci, scendi con le gambe e passa a side kick. L'appoggio sull'avambraccio con l'omero verticale, la mano dietro la nuca, oppure gomito leggermente più in là in avanti della spalla, le dita delle due mani verso le tempie. In entrambi i casi, obliquo, che è il focus muscolare di questo esercizio, attivissimo.
Prepara la gamba superiore, piede a martello, fermi tutti, gino un po' più su col fianco, bravo, e si parte avanti e due allunghi indietro. In colonna stabile, cerca il movimento all'anca in flessione e poi in estensione, senza crollare. La forza di gravità non è una nostra amica, non assecondiamola. Ultimo. E stop, allinea, chiudi, piega e anche di qua raccolgo le gambe, me le prendo da un lato e stretch laterale. E stop. Ok, quattro zampe. Bene, sul davanti del materassino. Palle bene in linea sopra alle mani, sopra i polsi. Tengo le scapole stabili, larghe. Cercate di non crollare dentro nelle spalle, di non avvicinare posteriormente le scapole, ma spingetevi via da terra, piazzando le scapole belle larghe. Distendi una gamba puntando le dita del piede dietro, distendi l'altra, andiamo in posizione plank. Talloni che tirano lontano, cube che tira verso l'ombelico ed entriamo in front support. Soffiando raccogli il ginocchio destro al petto, allunga, l'altro al petto, allunga. Alterna le gambe senza modificare la tenuta della schiena. E in. 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 In, ultimi due, ultimo, posizione di up stretch, dove vado a riposare un attimo la schiena, l'addome, cerco lo stretching ancora posteriore, e ritorno prima in plank e poi in posizione di quadrupedì. Punta le dita del piede. Entriamo in una sorta di cat stretch modificato. Mentre soffi vai a cercare la massima flessione lombare, la parte toracica e cervicale accomodano. Tieni la pancia, gli addominali accorciati, contratti e fluttua pochi centimetri con le ginocchia, continuando a voler infilare il coccige verso le ginocchia, non appiattendo e arcando la schiena. Resisti ancora 2 secondi. E poi appoggia le ginocchia, rilassa i piedi e inspirando cerchi la massima estensione toracica. Ritorna in linea, punta le dita dei piedi, di nuovo mentre soffi massima flessione lombare, fluttui da terra con le ginocchia e tieni 5, 4, 3, 2, 1, appoggia le ginocchia. Rilassa i piedi e inspirando ti porti nell'estensione. Riallinea, punta le dita, fuori l'aria per la flessione, fluttua con le ginocchia. Tieni 5, 4, 3, 2, 1, appoggia. Rilassa i piedi, inspirando vai nell'estensione. Riallinea la colonna, siediti un istante sui talloni, alleggerisci il collo e i polsi. E poi andiamo a sdraiarci a pancia in sotto per la back extension. E direi di partire con Swan Dive Prep. Posizionando bene le mani ai lati delle spalle, gomiti completamente aderenti, vi direi come distanza al limitare del vostro materassino, non troppo chiusi verso il tronco, non aperti a candelabro,
la giusta via di mezzo. Dove sento che ho libertà di controllo sulle scapole, possibilità di dilatare bene le clavicole, la testa è già sorretta, è in linea. Attivo l'addome per sentire che è protetta la mia zona lombare, preattivo le gambe che si distendono, quadricipiti attivi e partiamo dall'estensione del torace, inspirando, allunghi la testa in avanti, solleva lo sterno e premi i gomiti a terra, continuando a volerli tirare verso il bacino, trapinando verso il bacino anche le scapole, attivi le gambe e ora espirando il petto scende, le gambe sollevano. Inspirando, le gambe scendono, il petto sale in una sorta di dondolo. Fuori l'aria, dentro l'aria. Fuori l'aria, dentro l'aria. E ancora. Due. E l'ultimo, lascio giù le gambe, torno a terra con il petto, riallineo la testa, ruoto la testa verso la telecamera e incrocio le mani dietro la schiena. Le faccio salire le mani più su possibile e poi lascio che i gomiti cerchino il contatto a terra. Rilasso un attimo le spalle. Respiro due o tre volte cercando rilassamento nella schiena, nella parte posteriore delle scapole, nella parte anteriore delle spalle. Lascio andare bene tutto. Poi mi preparo per una nuova back extension. Stringo la pancia, cerco l'estensione di entrambe le anche, sollevando le gambe tese da terra, ma senza in questo modo portare il carico sulla lombare. Double leg kick. Gambe unite, tre calcetti verso i glutei. Uno. 2, 3. Inspirando, stendi le ginocchia, allunghi le braccia, ti sollevi con il petto, ruoti la testa dall'altro lato e pieghi le braccia, riporti i gomiti a terra, tre calcetti, via. 1, 2, 3. Inspirando, back extension. Ruoto la testa e scendo, tre calcetti. In. Ruoto. Tre calcetti. In, ruoto, tre calcetti, in, ruoto, ultimo, e scendo giù, appoggio le gambe, slaccio le maniche, riporto ai lati delle spalle e raccogliendo bene l'ombelico da terra mi sollevo. Mi fermo un attimo in appoggio sulle ginocchia e sui gomiti, cercando la massima retroversione lombare, anzi retroversione di bacino o flessione lombare possibile, scarico bene la schiena e attivo fortemente l'addome. Respiro due secondi ancora e poi mi vado a sedere sui talloni, allungando le braccia in avanti e lasciando appoggiare la testa a terra. Ritorna sulle quattro zampe, portiamo in fuori a 90 gradi col tronco il braccio che sta lontano dalla telecamera e infiliamolo sotto, ruotiamo verso la telecamera appoggiando a terra la spalla, la testa, braccio libero che va oltre la testa e rimango mentre soffi. Tiri con gli ischi verso dietro e la mano oltre la testa in avanti, ti allunghi in queste due direzioni, in, S, e allunga, ancora uno, punta la mano sotto la spalla, ritorna sulle quattro zampe,
si fa dall'altra parte. Braccio che sta lontano dalla telecamera in fuori, ruota. Anzi, braccio opposto, scusate, avete fatto giusto, bravi. L'altro braccio allunga e rimango, mi allungo. Riporto la mano sotto la spalla, torno sulle quattro zampe, punto le due dita, le 10 dita dei piedi e salgo in up stretch. Piena piatta, testa in linea, ci concediamo qualche premsis, qualche calfrey di stima e premsis, sollevati sulle punte dei piedi inspirando ed espirando scivoli a terra con i talloni. Sollevati, inspira, fuori l'aria scende. In, es. In, prova ad allungare ogni volta sempre di più la schiena. Due volte ancora e poi inspira, ti sollevi sulle punte, passiamo a premsis, due respiri, due scambi e in, in. Ultima volta, mi fermo sulle punte. Abbasso di nuovo tutti e due i talloni e ora con le mani cammino verso i piedi. Appena è possibile appoggio i talloni, ammorbidisco le ginocchia e raggiungo una bella flessione globale di tutta la colonna. Attivo le scapole e poi srotolando butto fuori aria. Ripristino l'allungamento, l'allineamento, inspira. E poi di nuovo un roll down, snocciolando bene la colonna, trattenendo le scapole. Mentre scendi le ginocchia piegano, ma lo sguardo va sul pube. Inspira. Ed espirando risali. E riallinei. Allungati verso l'alto e un bel respiro. Prendi energia, ti allunghi. E poi l'aria cresce un po' di più verso l'alto, un'altra volta, inspira, ti allunghi e fuori l'aria cresce. Ottimo lavoro ragazzi!